Allora, io ringrazio tutti per aver voluto partecipare a questo evento. Vi presento prima di tutto l'artista Arcadio Pinto, che ha realizzato questa importante e bellissima opera. Credo che a nessuno sfugge la portata della personalità di Dino Domestiano. Per noi dell'associazione Idealmente è l'inizio di un percorso di valorizzazione della figura di Dino Domestiano, che sarà ancora più percepita anche nei prossimi giorni con il premio nazionale Dino Domestiano. Riteniamo che questa personalità, che ha dato tantissimo in vita, darà ancora tantissimo nel prossimo futuro, perché ci ha lasciato una eredità grandiosa che a molti è sconosciuta, è troppo sconosciuta, che invece va resa visibile ai più, perché per Policoro è una grande opportunità di apertura al mondo. Questa figura è una figura che ci permette di aprirci al mondo. Saluto l'ambasciatore Mario Cospito, che è qui. Parteciperà il 24 al premio nazionale Dino Domestiano, proprio perché riteniamo che questo deve essere lo spirito di apertura al mondo attraverso questa figura. L'opera è stata realizzata da Arcadio, che è originario di Melfi, il nostro corregionale, vive a Roma, non ha bisogno di presentazione, si presenta con queste opere. Questo totem che rappresenta un po' la figura di Dino Domestiano. L'abbiamo realizzato in italiano e in inglese, perché vogliamo che da questo punto di vista l'internazionalizzazione sia questo, un percorso che possa permettere ai visitatori, che siano i cittadini culturali residenti, ma anche quelli non residenti stranieri, di poter apprezzare il nostro patrimonio. Ringrazio per questo Michele, che si è prestato alla traduzione in inglese di questo testo. Cedo la parola ad Arcadio e dopodiché apriremo questo bel totem che serve ad aprire questo percorso. Grazie. Grazie per essere stati presenti, devo dire anche alla città di Policoro, perché durante i 7 giorni di lavoro c'è stato un bel via vai di persone che comunque ha comunque dimostrato apprezzamento, quindi apertura verso questa tecnica e questo modo di comunicare il nuovo con di loro. E cosa dire, l'occasione pure di approfondire quando si fa un murales, viene commissionato anche di fare un ritratto per un personaggio storico, e l'occasione anche per approfondire la storia. Devo dire che ho trovato anche tanti punti di contatto con la mia vita, perché anche essendo di Melfi la sua influenza è arrivata fino a Melfi, con il museo comunque del castello. Non lo sapevo, devo dire, perché comunque il museo di Melfi è legato nel castello, e anche in questo caso è un po' passato in secondo ordine. E poi devo dire anche che io uso sempre questa tecnica che mi contraddistingue, che è quella di pixel, e andando a ricercare anche nella cultura della Magna Grecia, devo dire che molti vasi anche già riportavano delle decorazioni che, per quanto antiche, comunque sono già molto moderne, perché c'erano proprio dei pattern fatti proprio, sembra una tecnica fatta apposta anche per quello che era l'oggetto da rappresentare. Tutto questo, ringrazio tutti. Grazie a te. Per cui questo ci fa sentire un po' tutti nativi digitali, insomma, no?
E soprattutto quest'opera permetterà a chi non ha avuto il piacere e l'onore di conoscere il professor Nino Domestiani, cioè i più giovani, di rendere palpabile il ricordo di quest'uomo eccezionale che vive veramente dei più grandi cieli, ma che magari non è così noto ai più giovani. Questa immagine ce lo rende e lo restituisce a una comunità allargata, non solo addetti ai lavori, e anche per questo mi sento davvero ringraziare particolarmente chi ha reso possibile questo, chi l'ha voluto e chi ha tratto le persone in azione. Mi auguro che sia l'inizio di una buona pratica, cioè di riempire gli angoli di corridoio, di murale piuttosto che sono anche quelle espressioni artistiche, però diciamo, dicevo che sia l'inizio di una buona pratica, cioè di riempire gli angoli di Policoro meno belli di Bentivilli con queste opere piuttosto che di graffiti, che sono delle opere anche loro, manifestazioni di creatività. Non esattamente come bene, grazie a voi tutti. Mario, un saluto. Sono stato ambasciatore in Romania e Dino Domestiani è stata la persona che mi ha accompagnato durante i 4 anni e mezzo. Io pure, nonostante un tanto avanzato, però una persona lo ricordo veramente vagamente, però per noi è un grande personaggio, per noi dico Policoro della Basilicata, dal sovrintendente dei beni archeologici culturali della regione Basilicata, quindi è una persona da ricordare sempre e da omaggiare anche con quest'opera bellissima. Tra l'altro da un paese dove queste cose, la Svezia, dove queste cose sono all'ordine del giorno. Quindi davvero anch'io mi auguro che sia solo l'inizio di un percorso che renderà Policoro ancora più vitale. Tutti e tre insieme, almeno tutti e tre. Io aspetto di nuovo. Vi leggerò le prime due righe e le ultime, il resto ve lo leggete voi. Facciamo così. Allora, Dino Domestiani, come giustamente richiama l'ambasciatore, nasce a Topone in Romania il 25 marzo del 1913 e muore a Policoro il 2 gennaio 2004. È stato archeologo rumeno, naturalizzato italiano, pioniere e promotore delle tecniche di aerofotografia applicate alla ricerca archeologica. Il 20 maggio del 2005 è stato inaugurato e dedicato alla sua memoria il Museo Archeologico Nazionale della Basilicata Dino Domestiani, ubicato nel Palazzo Loffredo di Potenza. Come a tutti noto, il professore riposa nel cimitero di Policoro. E questo mi sembra un gesto che restituisce all'uomo e al maestro, al professore, tutta la sua grandezza e tutto il suo amore per questa città. L'auspicio è che noi facciamo di tutto per meritarlo e quindi noi ci proviamo anche con questi gesti, con questa bella opera che, ripeto, lo renderà ancora più noto a tutti. Dico ancora una volta, soprattutto ai più giovani e agli studenti, a tutti quanti che attraverseranno queste vie, perché certamente ha fatto grande Policoro mettendo la nota nel mondo dell'archeologia. Mi fermo qua, se noi riprendiamo i discorsi e non va più. Grazie a tutti. Questo è un momento di lui.
No, quello che c'ho davanti alla Cassa Banca è del professore, me l'ha regalato lui. Per festeggiare i 50 anni del Museo di Policoro, le tavole di Eraclea, dove c'è scritta la storia di Policoro e anche la storia recente, la riforma fondiaria, perché la riforma fondiaria non si è inventata niente, era scritta nelle tavole di Eraclea. Le tavole di Eraclea, grazie a un'azione congiunta dell'amministrazione, dell'onorevole Rospi Gianluca, che si è fatto promotore presso il Ministero di questa idea che mi frullava nella testa e che i più anziani ricorderanno essere un'aspirazione che affonda nella notte dei tempi, insomma. Siamo riusciti ad avere le tavole di Eraclea in prestito qui a Policoro. Per ora in prestito. Per ora in prestito, poi diremo a De Magistris che se vuole, il sindaco di Napoli, se un prestito 99enne, mi suggerisco. E quindi per, come dire, festeggiare degnamente i primi 50 anni del museo, le tavole faranno bella mostra di sé nel museo di Policoro. Non mi pare una cosa di poco conto, ma non lo dico come amministratore, lo dico come cittadino di Policoro, anche perché tanti, voglio ricordare per tutti l'avvocato Montagna, già consigliere anche durante la cerimonia del 26, aveva espresso questo desiderio di adoperarci. L'abbiamo fatto grazie, ripeto, all'onorevole Gianluca Rospi e devo dire alla direttrice del polo museale Marta Aragostino, siamo riusciti nell'impresa e quindi avremo modo di palpare le tavole. Era sfuggito.